Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi sono con Mitologia Greca, siamo già all'undicesimo episodio, la serie infatti è a un livello straordinario, stiamo superando il numero di episodi di Mitologia Egizia che era di 12 episodi se non ricordo male. Oggi voglio parlare di Remida. Remida era un re molto importante in Grecia, molto ricco, che però non solo era avido ma anche era stolto, possedeva infatti due delle peggiori qualità che possono possedere. Dei due dei peggiori difetti che possono possedere gli esseri umani. Un giorno ospitò il satiro, un satiro, quindi un essere con il corpo di capra e di uomo, ospitò questo satiro, Sileno, nella sua casa. Sileno infatti stava facendo un lungo viaggio ed era molto stanco. Quella sera poi Dionisio, che era il dio protettore dei satiri, chiese a Mida di esprimere un desiderio che lui avrebbe appunto esaudito perché aveva dato ospitalità a uno dei suoi protetti. Mida espresse un desiderio, che era quello che tutto ciò che avesse toccato, che avrebbe toccato, sarebbe trasformato in oro. Infatti questo desiderio si avverò, però Dionisio gli disse di stare molto attento perché era un desiderio molto rischioso. Allora Mida si mise a correre per tutta la casa, toccò ogni oggetto trasformandolo in oro. Quando poi però doveva mangiare, toccò i piatti, divennero d'oro, aveva sempre voluto mangiare nei piatti d'oro. Però quando toccò il cibo stesso diventò d'oro e quindi non avrebbe nemmeno mangiato, sarebbe morto di fame. A un certo punto suo figlio primogenito arrivò da lui e gli chiese cosa era successo perché naturalmente aveva visto tutta la casa fatta d'oro. E il padre accarezzò il figlio e gli spiegò la situazione, ma nel momento in cui lo sfiorò, il ragazzo divenne una statua d'oro. Mida rivelò il lato migliore di sé, infatti si mise a piangere e a questo punto chiese aiuto a Dionisio. Dionisio disse che l'unico modo per spezzare questa maledizione, perché ormai era diventata una maledizione, non più un desiderio esaudito, era di lavarsi nel fango del fiume più vicino. Mida quella sera stessa infatti si andò a lavare nel fango e quando toccò la riva rimase solo di terra, infatti era finita la maledizione. Mida da quel giorno in poi capì di non essere più un uomo avido. Infatti non fu più un uomo avido, però rimase ancora stolto. Infatti, poco tempo dopo questi avvenimenti, ci fu una gara di musica al suo palazzo tra Apollo, che era il dio della musica, e Pan, un altro satiro. Quanto pare suonò meglio Apollo, però Mida, che faceva anche il bastian contrario, disse che aveva suonato meglio Pan. Allora Apollo gli disse: dato che non ci senti bene e non hai voluto capire che ero il migliore, ti farò crescere un po' quelle orecchie, forse ce le troppo piccole. E infatti le orecchie di Mida da quel giorno in poi divennero orecchie d'asino. Per far sì che la gente non sapesse il suo segreto, allora si coprì la testa con un turbante. Però il suo cameriere naturalmente sapeva sapeva quali erano le orecchie del sovrano, ma Mida gli disse di non rivelarle a nessuno, l'avrebbe ucciso. Il cameriere però, dopo mesi e mesi di mantenere il segreto, era ormai stufo e allora scavò una buca vicino a un fiume e disse dentro la buca: il Remida ha le orecchie da asino. Allora ricoprì la buca e in primavera, sopra quel pezzo di terra, crebbero delle canne. E quando queste canne venivano mosse dal vento, si poteva sentire sempre la frase: Remida ha le orecchie da asino. Così tutti scoprirono il segreto del re e lui comprese anche che non doveva essere nemmeno stolto.